Il comune di Bruinos dalla metà di marzo, cioè quando è scoppiato in modo prepotente l'emergenza di coronavirus, ha attivato subito un numero espressamente dedicato al coronavirus per dare informazioni e consigli e raccogliere le varie richieste. E poi è partito un servizio per la consegna della spesa e dei medicinali, partito prima per gli anziani soli, poi si è esteso alle famiglie in quarantena, a chi ne faceva richiesta. Vengono fatti due servizi al giorno, uno alle 11 del mattino e uno alle 5 del pomeriggio, e questo gruppo ha raccolto intorno a sé circa la disponibilità di una settantina di persone. Queste persone hanno anche aiutato il comune alla distribuzione delle mascherine, abbiamo comprato circa 8.000 mascherine e ne abbiamo date due per ogni nucleo familiare, e sono 3.700 buche delle lettere dove sono andati volontari che prima avevano imbustato queste mascherine e hanno fatto la consegna e hanno fatto un ottimo lavoro. Alcuni di questi volontari lavorano anche, hanno sostituito anche i volontari dell'Auser, tutti ultra 65enni, quindi fuori gioco in epoca di coronavirus, e continuano a fare i trasporti degli anziani e delle persone che ne fanno richiesta agli ospedali, nei centri medici per fare le visite. E fanno anche la consegna della borsa alimentare, che anche questa era un'attività svolta dall'Auser ed è continua ed anzi è aumentata. Ovviamente abbiamo fatto la distribuzione dei buoni alimentari, quelli con i fondi della Protezione Civile. C'è un servizio che si affianca a questo, sempre con alcuni di questi volontari che sono stati individuati, formati dagli psicologi, e fanno le telefonate agli anziani, alle famiglie che ne fanno richiesta, fanno un po' di compagnia, chiacchierano un po', sentono se ci sono dei problemi e poi eventualmente con l'aiuto degli psicologi che sovrintendono questo gruppo di lavoro, dirottano le richieste ai servizi sociali piuttosto che all'ASL. Il gruppo giovani trasmette in streaming dei filmati, dei film, e i ragazzi poi se li commentano sul web. Le associazioni hanno fatto un ottimo lavoro perché sotto Pasqua hanno offerto con i commercianti oltre 200-220 colombe agli anziani, alle famiglie in difficoltà, hanno offerto le uova di Pasqua ai bambini che ne hanno fatto richiesta. Coordinano alcune signore, che è un bel gruppo di signore, credo una quindicina, che confeziona le mascherine che sono state consegnate al San Luigi piuttosto che alcuni ospedali e ad altre RSA. Siamo quindi un comune molto vivace, attivo e che spera di riprendersi dopo il coronavirus.